Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Proseguono senza soste le bonifiche del territorio. Pezzi di città sottratti al degrado e restituiti alla pubblica utilità. A Barra, 40 tonnellate di rifiuti di ogni genere, prelevati da SIA nella zona di Cupa Cimitero. Fra questi, 5 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dallo smaltimento illecito di alcune imprese locali. A San Giovanni Arteduccio, ripulita l'area di via San Nicandro, dove è stata individuata un'attività abusiva di recupero di tessuti. In condizioni di potenziale pericolo per il rischio di incendio e per le precarie condizioni igieniche. Sequestrata l'impresa e obbligati i responsabili allo smaltimento corretto dei materiali. Pianura, un condominio sostituisce la guaina di copertura del terrazzo e gli operai depositano abusivamente il materiale rimosso in un giardinetto pubblico. Gli agenti, intervenuti immediatamente, sanzionano e denunciano l'impresa responsabile della ristrutturazione. Via Acton. La sezione nuoto del Circolo Canottieri, in collaborazione col nucleo sommozzatori della Polizia Municipale, ha realizzato un'accurata azione di pulizia dei fondali nel tratto di costa del Molosiglio. Ponticelli. Durante l'ispezione del cantiere di un fabbricato, gli agenti hanno sequestrato un autocarro carico di rifiuti, privo delle necessarie autorizzazioni, e l'intera area di cantiere che smaltiva i rifiuti in violazione delle leggi di tutela ambientale. Con l'occasione, gli agenti dell'antiabusivismo hanno sequestrato anche il piano interrato dell'edificio, perché difforme rispetto alle autorizzazioni. Poggioreale, via De Roberto. Scoperti 10 sacchi di rifiuti abbandonati illegalmente in strada, che da accurate indagini sono risultati provenienti da una fabbrica locale che produce oggetti in pelle per una nota griff. Denunciato il responsabile e segnalato l'episodio alla società titolare del marchio. L'impresa è stata obbligata al corretto smaltimento dei 400 kg di rifiuti prodotti.